Le primarie del centro-sinistra sono finite oggi, all'indomani di questa campagna che ha in qualche modo egemonizzato la notizia politica della nostra regione. Ecco qui che il candidato vincitore, Mario Oliverio, con una vittoria ampia sul resto dei candidati, dei suoi competitor, con 20 punti rispetto a Gianluca Callipoca, che ha registrato il 35%, mentre il 5% è stato registrato dal sindaco di Lamezzi, Giannetto Speranza. Oggi si presentano insieme nella sede del PD per una conferenza stampa. Noi come inviato speciale eravamo lì per registrare gli umori, per sentire le valutazioni che fanno, per guardare alle prospettive su come dimanare la matassa. Abbiamo ascoltato dei personaggi che hanno un ruolo, a cominciare da uno dei vicesegretari regionali, in questo caso l'onorevole Francesco Sulla, e poi abbiamo ascoltato e sentito i candidati e la voce dello stesso segretario regionale, che insomma ci hanno non solo dato conto dello svolgimento delle primarie, ma insomma, hanno messo carne al fuoco per vedere come sarà caratterizzata l'agenda dei prossimi giorni, che avrà diciamo, sul tavolo due questioni estremamente delicate per la tenuta della coalizione: le alleanze, le forze politiche con cui allearsi, le candidature, altro nodo delicatissimo per un partito come il PD, che è una galassia di aree, di diciamo, differenziazioni culturali, e insomma qualche frizione riteniamo che già ci sia, anche perché diciamo, le primarie sono proprio a ridosso delle elezioni, per cui qualche ferita aperta c'è. C'è la questione della direzione politica: Magorno di fatto ha partecipato ad una competizione sostenendo Callipo, quindi politicamente è lo sconfitto, però tutti tendono a dire queste sono le primarie per la scelta del candidato a presidente della regione Calabria. Allora seguiamo quello che è avvenuto guardando qualche immagine dall'arrivo vittorioso di Mario Oliverio nella sede del PD, e poi sentiamo le voci di questi protagonisti. Bene, allora iniziamo. Grazie per lo straordinario interesse della stampa, ma insomma ne eravamo certi. Siamo felici e contenti. Siamo felici e contenti di questa festa che c'è stata ieri e che ha coinvolto tanti calabresi, tanta gente, tante donne, tanti uomini, tanti giovani che si sono stretti attorno al centro-sinistra. Fatemi dire, siamo nella casa del Partito Democratico, anche attorno al Partito Democratico. Una straordinaria partecipazione popolare, nonostante insomma che il tempo non ci sia stato favorevole, anzi c'è stato nemico. Credo oltre 120.000 partecipanti alle nostre primarie, in un clima sereno, in un clima tranquillo. Non abbiamo verificato, come voi avete avuto modo anche di verificare ieri, nessuna criticità. Le primarie si sono svolte nella più grande serenità, cioè per la prima volta la Calabria, il Partito Democratico Calabrese, la coalizione di centrosinistra che ieri ha promosso le primarie nella nostra regione, ha dimostrato di avere una grande maturità.
So che ieri sera, subito dopo il risultato delle primarie, i primi risultati che davano già avanti Mario Oliverio, sia Giannetto Speranza che Gianluca Callipo hanno fatto gli auguri a Mario riconoscendo il risultato. Consentitemi che questo è uno straordinario evento che si è verificato ieri. Onorevole, il dato ormai è consolidato, diciamo, le primarie hanno hanno incoronato Mario Oliverio. Molti si chiedono però, questa è la generazione, questa campagna elettorale che in certo aspetto è stata aspra, ci sono i tempi per assorbirla e al di là degli enunciamenti andare alle elezioni con un partito unito? Secondo me non c'è proprio bisogno di tempi per rimarginare chissà quale ferita, perché il patto di lealtà stipulato, sottoscritto tra l'altro tra i candidati, era quello che si confrontava, anche se necessario aspramente, ognuno avrebbe dovuto sostenere la propria tesi, ma che tutti si militavano nello stesso partito e che l'obiettivo comune non era superare le primarie ma superare le elezioni del 23 di novembre, e su questo mi è sembrato che sia stata diciamo, grande correttezza. D'altronde, come si è svolta la tornata delle primarie, dà il senso di una partecipazione non astiosa, perché non ci sono state contestazioni, non c'è stato nessun grido al broglio, all'imbroglio eccetera, non c'è stata, diciamo, una partecipazione davvero consistente, ordinata e gestita in un modo direi eccelso dagli organizzatori, e nessuna contestazione. Subito dopo l'andamento, insomma il primo andamento del voto, quando si è capito che ormai si proclamava un risultato a favore di Oliverio, Callipo ha chiamato Oliverio, ha riconosciuto la vittoria di Oliverio e ha detto che si lavorerà tutti insieme. Non credo che ci siano condizioni per tensioni o divisioni, vedo un clima positivo. Adesso facciamo questa conferenza stampa tutti insieme, credo che il partito abbia fatto una grande operazione. Certo, forse l'avessimo fatto qualche settimana prima avremmo avuto modo di concentrarci di più su altre cose, però questo lavoro ha anche aiutato i candidati, e in questo momento il candidato che ha superato le primarie, diciamo, a illustrare il suo programma già per tutta la Calabria. Questo è un fatto importante, cioè già mezza Calabria potrei dire che conosce quello che ha in testa il candidato Mario Oliverio, e questo faciliterà il lavoro della campagna elettorale, dove ci concentreremo su punti specifici, punti prioritari della nostra azione di governo una volta vinti, come sono convinto succederà il 23 di novembre. Quindi non vedo tensioni, vedo davvero un clima bello, non mi è mai capitato di assistere ad una primaria del partito senza tensioni come in questo caso. Sono finite le primarie, innanzitutto vabbè, una valutazione sul dato che la riguarda, e poi invece il messaggio da qui al 23 novembre. Ho fatto già ieri sera di persona, aspettandolo qui alla mezza, gli auguri di cuore al Presidente Oliverio, che ha vinto queste elezioni primarie, dicendoci che insieme agli auguri c'è anche il sostegno, non solo un sostegno leale ma un sostegno fattivo per le prossime elezioni del 23 novembre. Sono disposto anche, se necessario, a candidarmi al Consiglio regionale, visto che ho finito ormai il mandato di sindaco di Lamezia. Credo che queste primarie oggi debbano significare che il centro-sinistra deve essere più unito, più rinnovato, più combattivo, per cercare di governare la Calabria, e non è una cosa semplice. Proprio perché non è una cosa semplice, bisogna evitare i trasversalismi del passato, i trasformismi del presente, bisogna essere più uniti e al tempo stesso avere chiaro che i cittadini che non votano, i cittadini che sono sfiduciati, i cittadini che sono colpiti molto dalla crisi economica generale, hanno bisogno di una regione che non sia un centro di sprechi, di lusso, di poteri, ma hanno bisogno di una regione più snella, una regione dimagrita, una regione che costi di meno, una regione nella quale ci sia la preoccupazione degli ultimi,
di chi in Calabria non arriva fino alla fine del mese, quindi che faccia delle riforme coraggiose, che diano più diritti e più libertà alle persone. Ecco, io in questo disegno del centro-sinistra, in questa volontà di fare un passo avanti, mi ci riconosco, voglio dare il mio contributo, ho fatto così una testimonianza in questi mesi, ho avuto un dato nella mia città, addirittura essendo primo alla mezza, che mi conforta e che mi dà un senso anche al lavoro di questi anni, sono disposto a lavorare giorno per giorno e in maniera modesta ma forte fino al 23 novembre per affermare questi principi. Cosa cambia dopo questo voto all'interno del Partito Democratico? Ma cosa cambia? Cambia che il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra oggi ha un candidato, Mario Oliverio, che tutti quanti sosterremo per riuscire a vincere la vera sfida, che è quella di vincere il centrodestra e soprattutto governare bene questa regione. E cosa cambia allora politicamente per Gianluca Callico? Ma per me innanzitutto la soddisfazione dell'ottimo risultato che abbiamo ottenuto, e quindi ringrazio i quasi 50.000 calabresi che hanno sostenuto me, ma soprattutto questo progetto di rinnovamento politico che abbiamo messo in Calabria, e che altri pensassero di voti di centrodestra o altri che avrebbero sostenuto la mia candidatura, questi non ci sono stati. Sono soddisfatto dell'impegno che è arrivato da tanti militanti iscritti, ma soprattutto da tante persone anche non iscritte al partito, che hanno creduto attraverso i comitati, attraverso le attività che hanno messo in campo per sostenere questo progetto, e io porterò avanti il mio impegno con il gruppo che si è già costituito in questi mesi e che chiaramente sarà e avrà un ruolo importante poi per riuscire a consentire al nostro candidato presidente, a Mario Oliverio, di vincere e di governare bene nei prossimi anni. Cosa è mancato e perché i calabresi hanno scelto Mario Oliverio? Ma cosa è mancato non lo so, certamente il tempo. Noi abbiamo avuto appena 2 mesi di campagna per le primarie, la nostra questa candidatura è stata sicuramente si è avviata con ritardo rispetto a quanto fatto da Mario Oliverio, e per il resto insomma i calabresi hanno deciso ed è giusto che poi chi vince è il candidato di tutti, così come appunto tutti quanti lo sosterremo e lo faremo con la massima lealtà e col massimo impegno. La Calabria controtendenza, mi permette la battuta, alla fine del dinosauro si è divorato il Boy Scout? No, io credo non ci sia qui, diciamo, non sia questa la situazione. E sapevo benissimo che Mario Oliverio e tutto il progetto messo in campo era un progetto difficile da battere, grande esperienza, tantissime figure che lo sostenevano, comunque da chi come lui lavorava da molto tempo a questa candidatura, e quindi che veramente aveva anche allargato il fronte di coloro i quali erano alleati nel sostenerla, rispetto a chi invece ha messo in campo un progetto in pochi mesi. Quello che importa oggi è che la partecipazione sia stata tanta, perché non ci aspettavamo, comunque soprattutto dopo i dati dell'Emilia Romagna, un dato così importante di partecipazione, e altra cosa importante è che si sia svolto tutto in modo regolare e quindi non ci sono stati particolari problemi, e questo è importante perché così chi vince è pienamente legittimato e poi sarà sostenuto da tutti per quello che, ripeto, è la vera sfida, che è governare la Calabria. Gianluca Callico appoggerà Mario Oliverio anche con una sua candidatura al Consiglio regionale? Ma queste sono tutte ipotesi che dovranno essere valutate, innanzitutto ne dovremmo discutere con il mio gruppo, insomma con il gruppo di persone che hanno sostenuto questa candidatura e che fanno parte di questo progetto. E quello che è certo è che noi andremo avanti nell'impegno politico, andremo avanti nell'impegno che ci ha visto da 2 mesi fa avviare questo progetto di rinnovamento politico, che sarà portato avanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni, poi ogni valutazione sarà discussa tra di noi e chiaramente anche con il candidato presidente. I perimetri della coalizione saranno allargati al nuovo centrodestra? Ma queste sono valutazioni che non devo fare io, le faranno innanzitutto i segretari dei partiti della coalizione insieme al candidato presidente, e quindi saranno loro che dovranno fare queste valutazioni, credo già nei prossimi giorni. Cioè, abbiamo già detto ieri ai calabresi che il Partito Democratico, il centrosinistra, è pronto per mettere in campo un grande progetto di rinnovamento, una grande coalizione che guarda ai movimenti civici, ai sindaci, oltre che a quello che ha già messo insieme in questi mesi per conquistare il governo di questa regione. E lo abbiamo fatto scegliendo Mario Oliverio, candidato presidente della Giunta regionale, lasciatemi dire, presidente della Giunta regionale. Io sono convinto che il punto non è vincere l'elezione regionale,
il vero punto è mettere in campo una buona proposta, una proposta convincente, una proposta capace di dare subito risposte ai calabresi, e una coalizione che possa governare bene la nostra regione. Quelli che siamo qui, il Partito Democratico, la coalizione, ringrazio anche l'onorevole Luigi Incarnato che ha presieduto il comitato che si è occupato delle primarie, ringrazio i garanti che domani dovranno poi ufficialmente proclamare il vincitore, insomma, che già da adesso sappiamo essere Mario Oliveri. Le percentuali le daranno domani, io credo che le percentuali sono, io ve le do in maniera approssimativa, ci stanno lavorando in queste ore, in questi minuti, quelli che devono fare questo lavoro, credo che abbiamo una percentuale che va tra il 55 e il 56% per Mario Oliveri, tra il 39 e il 40% che riguarda Gianluca Calli, poi credo intorno al 4% si attesterà Giannetto Speranza. Queste sono le percentuali, poi voto meno, voto più, lo diranno domani i garanti. Il punto vero è che siamo così maturi da essere qua tutti insieme. Siamo così maturi da essere qua tutti insieme per dire alla Calabria, per dire ai calabresi e per dire anche ai nostri competitori che ancora non hanno scelto il loro candidato a presidente che noi siamo pronti. Io voglio ringraziare circa 2.000 persone che hanno lavorato per l'intera domenica a mantenere in piedi i seggi, a lavorare per noi gratuitamente, scrupolosamente facendo un lavoro che va al loro merito, quindi un apprezzamento forte, testimoniando che cosa? Che si può fare in Calabria qualcosa di pulito, qualcosa di ordinato, qualcosa di importante, che in qualche misura ci ha visto protagonisti. Io chiedo scusa anche in questo caso, in questa occasione, ai tanti a cui ho risposto male per telefono, perché a volte facciamo domande scontate, io ero nervoso quel giorno perché tante telefonate, e non ho sbagliato a dire no alle fotocopie, perché le fotocopie avrebbero creato problemi in Calabria. Abbiamo detto no, le schede le facciamo stampare, le numeriamo, le consegniamo, possiamo stare tranquilli, quelle schede sono certificate in maniera trasparente. Quindi noi cosa raggiungiamo oggi? Un risultato, posso dire, primarie vere, primarie che certificano che il candidato a presidente della regione Calabria del centro-sinistra è uscito dal voto popolare, da un voto vero e democratico. Questo credo sia un fatto importante per tutti. Mario, che lo conosciamo tutti, è l'amministratore che ha retto importanti ruoli, a cui affidiamo questo nostro compito. Il coordinamento ha lavorato in questi mesi all'unisono, all'unanimità, con grande impegno, con grande partecipazione, io dico anche con grande responsabilità, perché noi capivamo che c'è una fase di grande fibrillazione. Dico, abbiamo ottenuto un risultato, una battaglia forte e importante che l'abbiamo vinta. Perché l'abbiamo vinta? Perché siamo stati vittime anche di momenti in cui qualcuno metteva in discussione questo strumento. Noi abbiamo però specificato sempre che noi potevamo diventare vittime del centrodestra in questo momento, perché loro hanno fallito, devono andarsene a casa e devono consegnare la regione a chi può governarla, in questo caso a Mario Oliveri. Posso chiudere così? Siccome ho detto nella conferenza stampa presentando le primarie, quindi l'impianto delle primarie, ho detto che i calabresi saranno chiamati a scegliere non il candidato a presidente della regione Calabria, ma il presidente del governo regionale, perché sono convinto che chi vincerà le primarie in questo centro-sinistra sarà il futuro presidente. Io di questo sono convinto, però chiaramente non illudiamoci, e chiudo veramente. Noi dobbiamo fare un lavoro importante a fianco a Mario Oliverio, il PD, tutte le altre forze politiche, affinché si possa ricominciare, si possa continuare con questa grande sinergia che abbiamo inventato, abbiamo creato insieme, e quindi lavorare in questa cosa. Auguri Mario e in bocca al lupo per questa battaglia bella. Alle primarie hanno partecipato oltre 110.000 calabresi. È un fatto importante, straordinario, che va salutato positivamente, con grande soddisfazione. Abbiamo deciso di fare le primarie ed è stato salutare per la democrazia calabrese e per il centro-sinistra. Nel corso di quest'estate, attraverso le iniziative che intorno alla scadenza delle primarie, ognuno di noi, candidati in campo, ha organizzato, ha promosso, sono state migliaia e migliaia i calabresi, uomini, donne, giovani, che hanno partecipato ad un confronto, ad una riflessione sui problemi della nostra regione.
Se noi questo non avessimo fatto, credo che avremmo avuto una stagione a motori spenti, in attesa appunto di soluzioni calate dall'alto. È stata invece una partecipazione straordinaria che in un momento difficile della vita del Paese, in modo particolare della Calabria, nel quale la sfiducia è dilagante, avere acceso questa partecipazione, sollecitato questo confronto, è stato un fattore di notevole importanza dal punto di vista democratico. E già questo, credo, è un risultato significativo e straordinario che noi non possiamo non sottolineare. Permettetemi di ringraziare anch'io le migliaia di volontari, diceva Incarnato 2000, che hanno consentito un regolare, ordinato e trasparente svolgimento delle primarie nella giornata di ieri. È stata una giornata di festa, è stata una giornata turbata anche dal maltempo, ma ancor più significativa. Io ho visto in tanti centri, l'ho visto attraverso la rete, l'ho verificato e anche appreso ieri attraverso i contatti, che in moltissimi centri, sotto l'acqua, sotto la pioggia, migliaia di persone facevano la fila per partecipare alle primarie e per esprimere attraverso il loro voto una scelta delicata ed importante. Questo naturalmente ha un significato anche che va ben al di là dell'atto formale, perché vuol dire che in grande parte della Calabria c'era la consapevolezza, e c'è la consapevolezza della importanza, della delicatezza di questo passaggio del 23 di novembre. Noi ereditiamo una regione in ginocchio dal centrodestra. La regione è stata messa in un angolo da tutti i punti di vista. La Calabria è all'ultimo posto per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda il reddito pro capite, per quanto riguarda i servizi, per quanto riguarda il sistema delle imprese, che è in una condizione di sofferenza e in molti casi in una condizione di marginalità. È questa situazione che noi dobbiamo risollevare. Il primo obiettivo che noi abbiamo è quello di utilizzare le risorse dell'Unione Europea, che fino ad oggi sono state in grande parte rimandate indietro, non utilizzate, per rimettere in moto la macchina dell'economia e per rimettere in moto il sistema delle imprese e per creare lavoro. Questo deve essere il primo obiettivo. Sulle mie spalle c'è anche il compito di contribuire ad affermare una nuova classe dirigente, a costruire una nuova classe dirigente. C'è anche questo compito. Io voglio farlo questo con inclusività e senza mettere paratie, voglio farlo con un solo metro di misura, quello appunto della rappresentazione e della considerazione che bisogna avere come centrale per il bene comune della nostra terra. Il bene comune nella nostra terra deve diventare ad essere il nostro assiduo. E quando parlo di bene comune parlo di possibilità di cambiare le condizioni della Calabria, di aprire un nuovo ciclo nella vita della nostra terra, di fare in modo che anche la nostra regione possa mettersi al passo con altre realtà del Paese. Ci sono le condizioni perché questo si faccia. Naturalmente questa sfida è una sfida alta, ma è una sfida non impossibile, è una sfida che è a portata di mano, e io credo che se noi insieme lavoreremo in questa direzione potremo rendere un servizio alla nostra terra. L'alternativa a questo percorso sarebbe un declino irreversibile, e io credo che sulle nostre spalle pesa appunto il compito di dare una speranza ai giovani, ai lavoratori, alle imprese, ai professionisti, alle donne di questa regione, perché altrimenti sarebbe davvero il buio più netto.
Insomma, abbiamo ascoltato le voci di coloro che dovranno dirigere e dipanare la matassa nelle prossime ore. Mentre andiamo in onda, la prima grana è già scoppiata. Mario Oliverio, ad una intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato una certa apertura ad un dialogo con l'UDC. Questo ha immediatamente scatenato le reazioni di una parte dei renziani, a partire dal segretario regionale, a Franco Laratta di Area Dem, anche lo stesso Callipo ha aggiunto qualcosa, tra l'altro lo stesso Callipo, diciamo, che aveva a ridire sul partito UDC guidato dall'area Trematerra, è stato smentito dallo stesso Trematerra dicendo: ma scusa, tu qualche giorno fa mi hai chiamato per avere un sostegno alle primarie, com'è che oggi insomma invece sostieni che non ho legittimazione a rappresentare una parte dell'UDC. C'è una certa dialettica, è evidente che insomma il cerino è in mano al candidato presidente, dovrà essere lui che convincerà e persuaderà la coalizione ad una rete di alleanza con la quale si presenta per governare la Calabria. Queste differenziazioni ci sembrano più tentativi di condizionare, magari preliminarmente, il movimento del candidato presidente Oliverio. Ma il presidente Oliverio è personalità abbastanza esperiente, addirittura questo qui nella campagna per le primarie è stato utilizzato un po' come un aggravante, per non capire comunque che è per non sapere, per non avere l'autonomia per portare in porto l'operazione che ritiene di portare, con la quale presentarsi e vincere le elezioni. D'altronde nelle prossime ore sicuramente ci sarà un incontro tra il candidato a presidente Oliverio e il presidente del Consiglio Matteo Renzi, molto della linea che sarà poi consumata nelle ore successive dipenderà da questo incontro. Intorno a questo poi, come sempre in queste occasioni, si apre qualche circo mediatico, anche perché insomma nel centrodestra si sta evolvendo una situazione che pare mettere alle corde l'NCD guidato dai Fratelli Gentile. Insomma, lo scenario politico è aperto e nelle prossime ore sicuramente ritorneremo sulla dinamica che stanno prendendo le elezioni regionali ormai alle porte. Certo è che i due che si scontreranno saranno Vandaferro per quello che sarà la galassia del centrodestra e Mario Oliverio per quello che è il centro-sinistra. Poi ci sarà il terzo incomodo, quello rappresentato dai 5 Stelle. Nei prossimi giorni il quadro certamente sarà più chiaro. E per ora l'inviato speciale vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.